Jan Gossaert, detto Mabuse, può essere considerato il precursore del cosiddetto italianismo di Anversa, uno stile particolare in cui non è stata ancora del tutto abbandonata la tradizione del 400 fiammingo, ricca di attenzioni per i dettagli e minuziosa nell'investigazione del mondo reale. Ma nello stesso tempo è già consapevolmente accolta alla maniera moderna italiana, non solo nella resa prospettica e nell'impostazione architettonica, ma anche nel respiro monumentale delle figure, nel senso della luce, nel rapporto tra i personaggi e il contesto ambientale. Credo che a stupire siano i suoi ritratti, dove qualità tecnica, studio minuzioso della fisionomia e la straordinaria esecuzione collocano le figure oltre i limiti dell'opera, come avviene in questo splendido autoritratto. L'ignoto soggetto di questo ritratto, a busto, si gira verso lo spettatore in una posa di tre quarti. Lo sguardo ci colpisce e coinvolge direttamente, e il gesto fatto con la mano sembra invitarci ad una amabile conversazione. L'abbigliamento è tipico dell'epoca: indossa una camicia senza colletto, bianca, sotto un cappotto nero svolazzante. Ma certo ci colpisce l'ampio cappello rossastro che contrasta con il fondo verde. La parte inferiore del bordo del cappello è ornata da una allacciatura decorativa, bottoni rivestiti con pietre preziose e un distintivo d'oro inciso recante un motivo illeggibile nel centro. I lineamenti nettamente definiti e scultori del volto dell'uomo sono accentuati da barba ispida, baffi e basette. L'attenzione ai dettagli di Jan Gossaert è evidente nella sua rappresentazione dei singoli peli della barba dell'uomo, le cuciture lungo il bordo del bavero del cappotto e i bottoni luccicanti ingioiellati del cappello. La mano sinistra dell'uomo è resa in modo molto realistico, mostrando l'attento studio dell'anatomia umana da parte di Gossaert. Lo sfondo verde e l'ombra proiettata del soggetto sono tipici dei ritratti di Gossaert di questo periodo. L'identità dell'uomo raffigurato in questo ritratto è stata oggetto di un considerevole dibattito. L'abbigliamento neutro del soggetto, che non lo associa immediatamente alla nobiltà o alla chiesa, ha spinto alcuni storici dell'arte a ipotizzare che fosse un pittore di successo. Altri hanno suggerito che il dipinto sia un autoritratto di Gossaert. Tuttavia è impossibile determinarlo con certezza, poiché si conoscono solo poche vaghe sembianze dell'artista. Il grande distintivo apposto sotto la tesa del cappello dell'uomo ricorda distintivi simili trovati in molti altri ritratti di ricchi gentiluomini aristocratici dipinti da Gossaert nello stesso periodo. Nonostante l'incertezza sull'identità del soggetto, è chiaro che il ritratto raffigura un individuo di rango elevato e di notevole prestigio. Mabuse sarà conteso tra le corti di Borgogna, di Danimarca e del ramo fiammingo degli Asburgo. Alternerà penetranti ritratti a composizioni complesse, dove è sempre interessante l'inserimento di architetture di ispirazione italiana. Video, iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.